siamo posteggiatori, non andiamo nelle osterie a posteggiare. Ah, allora. Noi nei ristoranti sai che cosa ci facciamo? No. Ci rifocilliamo. Ha capito? Lo vede questo tavolo, lei? Signora. Lei lo vede questo tavolo? Lo metto io. E sa cosa succede se io mi sento mangio, mi alzo e me ne vado? E io dico la penso per farli pagare in fondo. Ignaro, questo lurido trattoria. Un momento. Questo lurido ristorante. Diventerà un monumento nazionale, questo tavolo un cimelio, e a lei forse le faranno un busto. No, non siete mezzo busto. Io mi sono arrabbiato, no, scusa, professore. A me mi si chiude lo stomaco, mi si chiude. Guardi, professore, non lo deve... Va bene, ma io chiedo scusa. Guardi, io ci resto perché il maestro mi ha pregato. Maestro, io lei grazie. Me ne sarei andato via. Sì, allora, cosa gli porto? Cosa gli porto? Come sarebbe cosa gli porto? Ma chi gli ha dato tanta confidenza? Scusa, ma abbiamo mangiato assieme qualche volta lo stesso piatto? No, e allora? Cosa gli porto? E poi lei cosa porta? Orecchio! Ci dia il menù! Sì, sì. Faccia il piacere. E porti dell'acqua, e pane, molto pane. Sì, signore, subito. Bravo. Allora. Ha rotto i ferri per il mangiare. Ma dove sei nato? Tu, ma dove? Tu mi fai pigliare un infarto? Dico, ma fai pigliare un infarto? Leggi. Bucatini alla matriciana, cotolette alla milanese, spezzatino con piselli. Ma dove stai leggendo? Qua a sinistra. Devi leggere a destra. A destra ci sono i prezzi. E quelli che ci servono? Allora, 300, sì. 250, sì. 200, sì. 100. Fermati, fermati al 100. Adesso, in linea retta, che cosa corrisponde questo 100? Consumè. Bravo. Alla sera bisogna mangiare leggero. Hai capito? E metti il tovagliolo. Ma quando mai abbiamo mangiato pesante? Silenzio, non interferire. Metti il tovagliolo e mangia. E quando arriva? Ecco l'acqua e il pane. I signori hanno scelto? Sì, buon uomo. Ci porti un bel consumé, ma... Ristretto? No, no, lungo invece. Ma il consumé in genere si prende ristretto. Lo so, ma noi siamo abituati a finire a lungo. Vabbè. E poi? E poi mi dica un po', ci sono le mezze porzioni? Ah, certamente. E allora ci porti due mezze porzioni di consumè. Signore mio, ma è che io il consumè a mezza porzione col contagonce. Vabbè, vabbè, e non si altri, abbia pazienza, sia educato. Allora ci porto un consumè e due scodelle. Dica... Benissimo. Senta, allora. A me mi porta un bel piatto di bucatini alla matriciana, una bistecca con insalata, frutta, formaggio e dolce. Va bene, bucatini, bistecca con insalata, frutta, formaggio e dolce. Benissimo. E lei? Scusi, dove è il lavabo? Dove va? Grazie, vieni con me. Vieni con me al lavabo, lavati le mani. Vieni con me. Ma mi porti a fare, quelle mani ce le ho pulite. Hai le mani pulite, ma hai la coscienza sporca, sai? Io? Come ti permetti di ordinare un pranzo, Lupuliano, davanti a me che sono il tuo direttore e che ho solo 150 lire in tasca e ho ordinato mezzo consumè? Ma io c'ho 1000 lire. 1000 lire? C'ho 1000 lire, c'ho 1000 lire. Come ce l'hai 1000 lire? Dove l'hai preso? Hai solo di nascosto? No. Hai fatto regresso sul piattino? Ah, no. Guarda che io ti denuncio per la prevenzione di debito continuata, sai? No, sono 1000 lire della nonna. La nonna? Tu c'hai una nonna di 1000 lire? No, la nonna è morta, mi ha lasciato un libretto con 1.000.000 lire, ma il milione lo voglio tenere come ricordo. E dove c'è? In tasca? Sì. Sul libretto? Sul libretto. Sul libretto. Non barare, fai vedere il libretto e ti strozzo, sai? Metti qua. Guardalo lì. Questa è la riconoscenza che hai, sì. È la riconoscenza, io ti ho fatto uomo, che ti ho insegnato a suonare il contrabbasso, che tu non sai nemmeno suonare una caccavella. Disgraziato, c'è la nonna con c'è un milione di nonno su, c'è la nonna su, questo è vincolato sul libretto. No, è al portatore. È al portatore, e sai cosa ti dico? Mm. E da oggi in poi questo libretto lo porto io, andiamo. Mamma. Mosca. Basta. Tu capisci, con 1 milione in tasca, con la nostra intelligenza, con il nostro estro musicale, amico mio, il mondo è nostro e i bucatini sono miei, a lui il brodo. Senta per cortesia, ma veramente... Veramente che cosa? I bucatini erano i miei. Ma e cosa vuol dire questo? Mangia il brodo e sta zitto. Hai capito? Tu non devi interferire, tu sei un mio dipendente. Io ti posso anche sospendere il pagamento a cominciare da oggi, in data odierna, cioè. Hai capito? Mangia il brodo e togli il cappello. E non fare quella faccia, non fare quel broncio, abbi pazienza. Pensa alla gloria, al successo, al nostro avvenire. Lo sai tu io, col milione della nonna, dove ti porto adesso? All'estero! Dove il genio è veramente riconosciuto, dove tutti i grandi uomini hanno fatto fortuna. Hai capito? Tu che dici che sai? Dimmi un po', Colombo Cristoforo di dov'era? Genovese. E dove ha fatto fortuna? In America. Vedi? E Napoleone Bonaparte di dov'era? Cosa? E dove ha fatto fortuna? In Francia. Lo vedi? E Mike Bongiorno di dov'è? Americano. E dove ha fatto fortuna? Qui in Italia. Invece noi no,
noi seguiremo le orme del grande corso. Andremo a Parigi, a Parigi! Mangia il brodo e mettiti il cappello, cioè leviti il cappello, non prendere il cappello, metti il cappello, pigli il cucchiaio, levi il cucchiaio, metti la forchetta, non mettere il dito dentro, animale, il brodo, ci succhio! Oh!